Dal 25 al 29 settembre la festa della transumanza fa da cornice al Festival dell'Agricoltura, perché a Bressanvido si allevano idee per far crescere il futuro. Marcesina, Enego, l'altopiano dei sette comuni ed infine la pianura. Questi sono stati negli anni il tragitto di una lunga tradizione, la transumanza, dove uomini e animali si fondevano in una sola fila per il lungo cammino di ritorno alla propria casa. La transumanza, nominata ora patrimonio immateriale dell'UNESCO, è diventata nel corso degli anni sempre più importante nel panorama delle manifestazioni tradizionali. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei. Quest'anno la transumanza non potrà essere vissuta in festa come gli altri anni. Sì, purtroppo è vero, quest'anno non sarà un palinsesto della transumanza a cui eravamo abituati nel corso degli ultimi 22 anni a causa dell'emergenza epidemiologica del coronavirus. Le moltitudini di genti che si assiepavano lungo le strade nell'evento massimo della sfilata della domenica non permettevano di rispettare i criteri di sicurezza e quindi la scelta è stata doverosa e molto sofferta. Tuttavia abbiamo scelto e lavorato per poter garantire il Festival dell'Agricoltura, che è l'aspetto culturale della transumanza all'interno di un palinsesto, quest'anno nella sua sesta edizione, composto da 10 eventi. Quali temi toccati nel Festival dell'Agricoltura? Il tema di quest'anno è stato quello dell'allevare idee per far crescere il futuro, toccando i temi di specifico interesse del nostro comune, ma in realtà anche di più ampio respiro. Abbiamo avuto modo di avere relatori importanti di diversi enti e istituzioni che ci hanno raccontato tematiche specifiche dell'allevamento, dell'agricoltura, il tema del biometano in particolar modo come primo evento dell'apertura del Festival dell'Agricoltura. Abbiamo parlato del progetto LIFE che il Comune di Bressanvido ha portato a termine proprio quest'anno e in questa sede concluderemo con la firma del contratto di Risorgiva e la creazione quindi di nuovi percorsi che si inseriranno in quelli che sono le reti dei percorsi cicloturistici provinciali e più ampiamente regionali. Tante le realtà che gravitano attorno a questa festa, a partire dai giovani, dalla famiglia Pagliusco. Sì. Nel corso degli ultimi 22 anni e anche quest'anno le realtà che gravitano attorno a questo evento sono in primis la famiglia Pagiusco e questa splendida villa a cui ogni anno siamo ospitati, i transumanti che sono l'anima vera di questo evento insieme al loro bestiame, ma poi insieme all'amministrazione comunale che coordina tutte queste realtà abbiamo la nostra Proloco di Bressanvido, la consulta dei giovani e tutte quelle altre persone come enti, associazioni e il volontariato stesso dei singoli cittadini che partecipano di anno in anno attivamente alla realizzazione dell'evento. Comunque Sindaco, noi ci diamo appuntamento prossimamente per altri eventi, vero? Sì, il tema è proprio questo. La chiusura degli eventi di oggi del Festival dell'Agricoltura in realtà è il preludio di ulteriori azioni e ulteriori eventi. Non da meno, vi diamo l'appuntamento ovviamente al prossimo anno per la 23esima edizione della Transumanza e sarà il 7° Festival dell'Agricoltura. E noi sicuramente saremo presenti, è una promessa. Direi di sì. Signor Giampaolo, buongiorno. Parliamo delle antiche tradizioni della transumanza. Ecco, la transumanza, siamo qui proprio nella stalla vecchia di Pagiusco, è iniziata 22 anni fa, quindi nel 1998, una intuizione di Marino Pagiusco, un gruppo di amici che hanno costituito i transumanti. Da quel momento in poi sono scesi sempre a piedi, quindi in 3 giorni o 2 giorni o 3 giorni sono scesi a piedi tramite da Marcesina, passando per Gaglio, Asiago, Marostica e giungendo a Bressanvido la domenica. Prime vacche sono scese dall'alpeggio in questi giorni, altre staranno scendendo la settimana prossima, finché il tempo vorrà, chiaramente restano su in alpeggio nell'amalgama di Piana Marcesina. Certo. Quante vacche ci stanno, quanti animali in una stalla come questa? Ma qui ci stanno un 200 capi, poi la stalla più grande che hanno fatto circa 20 anni fa, là abbiamo un 600 capi, quindi una stalla importante, insomma, ecco. Mi porta a vederla? Andiamo a vederla subito. Questa stalla di nuova generazione contiene circa 500 capi, quindi sono tutti capi che sono in tenuta normale, a riposo, quindi una stalla confortevole per le mucche, insomma, ecco. Certo, cosa mangiano? Mangiano chiaramente il ceroso e poi chiaramente il fieno e
e i soliti prodotti classici di nutrizione alimentare. Tutte queste vacche vengono trasportate su in montagna per l'alpeggio. Quando è un gruppo, sulle vitelle e poi anche le vacche selezionate, vengono trasportate su in montagna a Marcesina per il benessere animale durante il periodo estivo. In montagna chiaramente alla Maga, quindi i piani di Marcesina sono 1500 metri di altezza, hanno un benessere importante, quindi stanno bene al fresco e producono un latte importante e genuino. Certo, anche per il tipo di erba che mangiano. Chiaramente sì, infatti anche lassù abbiamo il nostro sponsor classico, anche Latte Vicentine, che fa proprio il formaggio di malga, un fior di malga, chiaramente oro di malga, chiaramente viene venduto chiaramente in modo diverso. E difatti c'è una festa quando vengono giù le vacche per la festa della transumanza. Le latterie vicentine fanno una grande forma di formaggio che poi si può dire vendono al pubblico e il ricavato va in beneficenza. Sì, ogni anno, quest'anno chiaramente non si può a causa Covid, la Latte Vicentine produce una forma di formaggio da transumanza del peso di circa 1300 kg e quindi poi durante la festa viene fatto il taglio della forma gigante. Proprio con il latte di malga. Quanto manca questa festa della transumanza? Quest'anno è stato un po' un anno particolare, purtroppo la festa della transumanza è ormai rinomata a livello interregionale, anche oltre, e quest'anno tutti sentono mancanza, tutti chiamano il motivo, purtroppo il motivo c'è e quindi dobbiamo fare di conseguenza e sarà per l'anno prossimo sicuramente. Alessandro, buongiorno. Il Festival dell'Agricoltura è giunto alla sua sesta edizione. Come è nato? Da che idea? Buongiorno Ida e buongiorno a tutti. A Bressanvido c'è la tradizione di ospitare una delle più importanti transumanze del nord Italia, che è la transumanza di Bressanvido. Quindi a Bressanvido si parla di agricoltura. Bressanvido è un paese della forte vocazione rurale e quindi all'interno della grande festa della transumanza di Bressanvido, transumanza UNESCO da quest'anno, non poteva che essere conseguente logica di parlare di agricoltura. Ma d'altronde è vero anche l'inverso, e cioè dov'è il luogo migliore per parlare di agricoltura se non a Bressanvido durante la festa della transumanza? Ecco quindi che 6 anni fa dall'amministrazione comunale è partita questa idea di organizzare un approfondimento scientifico-culturale sul tema appunto dell'agricoltura, che ogni anno decliniamo con tematiche diverse. Tocca quest'anno parlare di allevamento. Quante serate? Quest'anno con l'emergenza Covid è stato ristretto e comunque abbiamo messo a palinsesto 10 convegni e 3 spettacoli, quindi siamo partiti venerdì e con questa sera con uno spettacolo di teatro chiudiamo. Com'è cambiato nel corso degli anni? Siamo partiti a parlare di biodiversità, di sostenibilità, della salute. E quest'anno c'è una grossa novità che è la diretta streaming. C'è un tema quest'anno che comunque si protrarrà anche per gli altri 3 anni. Sì, abbiamo un comitato tecnico scientifico che è composto da personalità di elevatissima caratura che ci danno i temi da affrontare anno per anno. Abbiamo una programmazione quadriennale, quest'anno tocca l'allevamento e gli anni prossimi sorpresa. Esiste una qualche relazione tra l'acqua che cade sull'altopiano dei 7 comuni e quella che riaffiora dalle risorgive di Bressanvido? Quale percorso segue e quanto tempo impiega per poter scendere dalla montagna fino alla pianura? Raccontare e seguire il viaggio dell'acqua nel suo discendere dall'altopiano, il suo gocciolare e precipitare verso la pianura o il riaffiorare da una delle sorgenti in quota oppure, scivolando negli abissi e cavità del massiccio carsico, imboccare altre strade ed emergere da sorgenti o piccoli torrenti richiede nozioni di tipo idrogeologico, idraulico, chimico e tanta, tanta fantasia. Io so che lei ha un tema a cui tiene in modo particolare. Voi qui a Bressanvido avete un grande tesoro. Ne abbiamo tanti, ma uno in particolare sono le nostre risorgive. Bressanvido si trova nella fascia delle risorgive, per cui l'acqua dall'altopiano di Asiago si infiltra sotto il terreno e qui a Bressanvido, incontrando degli strati di materiale impermeabile, riaffiora. Ecco che quindi qui siamo ricchissimi di acqua. E abbiamo anche la fortuna che nel tempo queste risorgive si sono mantenute.
cosa che non è successo altrettanto nei territori limitrofi. Qui ce ne sono e ce ne sono molte. Le abbiamo mantenute, ripristinate nel corso degli ultimi 4 anni con un progetto LIFE e creato dei percorsi, decine di chilometri per poterle visitare, quindi dei percorsi in mezzo alla campagna da percorrere a bici, a piedi, e quindi in mezzo ai campi e lungo le rogge dove si vede nascere l'acqua. E per finire, Alessandro, vogliamo invogliare i nostri telespettatori a venire qui a Bressanvito perché ci sono dei progetti importanti per il futuro. Adesso che abbiamo creato queste decine di chilometri di percorsi, dovete venire a Bressanvito, perché a Bressanvito si sta bene. È un comune nel cuore della pianura vicentina, ci sono tanti campi, quindi ci possiamo definire un comune, un territorio di campagna, pur essendo a 10 minuti da Vicenza o da Bassano. Qui si sta bene perché si arriva a casa la sera, si parcheggia la macchina sulle scarpe da ginnastica e si è subito in mezzo ai campi, lungo le risorgive, a farsi una bella passeggiata. Aspettiamo tutti i nostri telespettatori. Assolutamente sì. Grazie Alessandro e grazie anche a voi, gentili telespettatori, di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Periscopio. Vi ricordo, se avete piacere a rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.retaveneta.it nella sezione Produzioni. Grazie, buona serata.